Eccoci tornati su Card Monster. Oggi è martedì 2 aprile. Allora, mi sono appena alzato un decchetto giusto così per completare il pass, nel senso per completare la missione. Ora l'andiamo a vedere. Per completare la missione Hell 50 Healthy Points, cioè curati 50 volte in arena. Ora vi voglio mostrare questa partita. Con questo deck che ho creato, e poi andremo a analizzare i commenti. Insomma, ho sfidato un deck molto più potente di me. Dove sono i premi? Eccoli, ce li andiamo a prendere intanto. Non ci fanno schifo questi premietti. Ok, perfetto. Allora, andiamo su TV che finalmente l'hanno riabilitata. Eccoci qui, abbiamo il mio deck curatore che diciamo che non è al massimo della sua potenza, ma non sta usando neanche carte fortissime. Cioè, vediamo tre carte comuni, tre carte non comuni, una leggendaria livello 6 e una elite livello 4. Per quanto riguarda invece le carte oggetto, abbiamo una carta non comune, una, due, tre, quattro, tre carte leggendarie ma livello 1, due carte leggendarie livello 4, una carta rara. Due carte rare, una a livello 1 e una a livello 4. Abbiamo sfidato un deck rosso, mix giallo-rosso, tutto strapotenziato, quindi tutto livello 8, come potete vedere, tranne un livello 7, e anche le carte oggetto potenziate. Diciamo che il suo deck attuale risultava la bellezza di 6.000 punti, 6.060 punti, e il mio deck 4.460. Andiamo a vedere questo incontro. Se ce lo fa vedere, sì, perfetto. E io me lo rigusto perché quando l'ho fatto non ci credevo, non ci avevo. Ho detto perderò sicuramente. Intanto vediamo l'apertura del mio deck. È stata fondamentale, secondo me, eh? Fondamentale. Sta il mio avversario che ci pensa un po'. Io non avrei fatto questa mossa qui. Avrei messo lui, onestamente. Però vabbè, ognuno fa le sue scelte. Io non avrei iniziato così. Metto il primo mostro, uso la gemma ovviamente, sacrifico il mostro che mi serve per essere sacrificato e vado col primo topettino, credo, se non ricordo male. Qui mi fa male. Credo che la uso, eh? Credo che uso le frecce. No, ah, metto direttamente subito la sirena. Cioè la... scusate. La squalo regina. Ora la fortuna vuole. Bene, perfetto, mi sto mangiando due bruttosini. Bruttosini ci sta sempre, no? Per fortuna mi entra la carta che volevo provare perché ho detto ma non è più niente niente. Questa soluzione va alla grande. Fortuna vuole che a lui non gli entra riflesso magico all'inizio. Sono stato molto fortunato in questa partita. Però questo significa che si può vincere anche con poco.
me lo uccide così. Io non demordo, continuo. Giustamente usa la sua tecnica. E ci sta. La riduzione di stivale è qualcosa a favore di chi non aveva i rossi. O i viola, dipende come si usava la cosa. Qui mi fa male, rischio tantissimo. Qui fortuna da parte mia, eh. Se no sarei morto, avrei perso. E qui mi salvo ancora? Mi salvo ancora. Incredibile. Decido di lasciarlo perché tanto dico, tanto mi rigoro, che lo metto a fa? Dico, tanto la lascio, mi curo e va bene così, giustamente. Dico, oh, c'ho 14 di vita, ma quando mi ammazza? L'ultimo suo mostro. E non gli entra niente di che, si mette riflesso magico. E non basta, purtroppo. E mi vado a curare ancora. Non entra niente di che, non ha niente ormai per uccidermi la sirena o ad aumentare l'attacco, purtroppo. Cioè, meglio per me a questo punto. E lui qui decide di arrendersi, ragazzi. Che partitona, davvero non ci speravo che questo deck funzionasse. La prima che ho fatto, diciamo che ho cambiato poi alcune cosette, alcune carte, vedete? Ho sostituito questa carta e con altre carte, anche gli oggetti ho sostituito, sono andato a mettermi questa e questa, questa l'ho persa clamorosamente proprio. Però poi dopo sono andato a rifarmi con questo mazzo qui. Incredibile. Ho anche diminuito la potenza e me la sono portata a casa. Quindi diciamo che vi ho regalato questa chicca per un deck curatore, una piccola idea. Poi fate tesoro di questa cosa e non so. Io continuo tranquillamente a giocare. Come sempre sono in live su Twitch, quindi seguitemi su Twitch. Qualsiasi cosa mi trovate qui. Quindi questo video ovviamente andrà sempre su YouTube, su Twitch, quando ci avrò tempo ovviamente di caricarli. Quindi un saluto da Dr. Sid, ragazzi, e al prossimo video.